che è un progetto parte dell'iniziativa Repubblica Digitale del Ministero dell'Innovazione e della Trasformazione Digitale, realizzato appunto da Utopian, un'associazione che si occupa di innovazione, di trasformazione digitale, con un forte focus europeo, di cui io sono il presidente. E stasera abbiamo il piacere e l'onore di avere il professor Treu, che ci parlerà di come cambia il mondo del lavoro durante e dopo la pandemia. Il titolo diciamo, richiama in qualche modo anche una recentissima pubblicazione del CNEL, Il mondo che verrà, è liberamente disponibile, scaricate la leggetela, io l'ho fatto e ne vale assolutamente la pena. E modererà l'evento la nostra socia Eva Bedoyò, avvocato e PhD in diritto d'impresa. Bene, se ci sono domande potete tranquillamente porle attraverso il link che è stato fornito attraverso la piattaforma Eventbrite. Probabilmente chiederemo al professore la fase finale del suo intervento e di rispondere alle domande più significative. Grazie a tutti, prego. Grazie della parola. Buonasera, bentrovati a tutti. Ho il piacere e il grande onore di introdurre il nostro relatore, il professor Tiziano Treu, e in questo mi unisco a Roberto Reale nel ringraziare il professor Treu. È un onore, è decisamente un onore presentarlo e credetemi, non è facile trovare le parole per presentare qualcuno di tale statura, per cui le parole risultano sempre poco adeguate, perché professor Treu, professore appunto perché accademico, professore di diritto ordinario, professore ordinario di diritto del lavoro prima all'Università di Pavia, poi all'Università Cattolica del Sacro Cuore, di cui ora è emerito, jus laborista di chiara fama e politico, è stato senatore della nostra Repubblica ed è stato a capo di dicasteri in più governi. Lo ricordiamo come ministro del lavoro nei governi Dini, nel governo Prodi e ministro dei trasporti nel governo D'Alema. Poi attivo in numerose realtà associative nazionali e internazionali e membro prima come consigliere dal 2013 del CNEL e presidente da maggio 2017. Proprio in questa veste oggi l'abbiamo invitato perché il CNEL, a fronte della gravità della crisi economica conseguente alla pandemia, ha avviato alcune iniziative. Innanzitutto un'analisi, uno stress test sulla tenuta e i problemi delle strutture produttive istituzionali del nostro paese. E poi ha invitato persone autorevoli ad una riflessione sulle questioni che si aprono in merito proprio a questa fase particolare della nostra storia. E come ha già detto il nostro presidente, le riflessioni sono state raccolte nel quaderno del CNEL dal titolo Il mondo che verrà. Sull'onda di questo, noi chiediamo al professor Treu, autorevole per esperienza e per competenza, la sua riflessione circa il mondo del lavoro che verrà. Perché i dati di questa congiuntura purtroppo ci sono dati. E sono dati che ci parlano di una caduta del PIL attesa per il 2020 pari almeno 9,6%. E a ruota anche la riduzione dell'occupazione in termini di ULA. Si parla di una riduzione che si attesterà attorno al 7,6%. In tutta questa fase abbiamo visto l'esplodere il fenomeno dello smart working. Fenomeno che vede oggi 8 milioni di persone occupate lavorando da casa, in una sorta di smart working o home working. Ora sappiamo però anche che non tutte le attività di lavoro possono prestarsi alla modalità dello smart working. Pertanto, la riflessione che chiediamo al nostro relatore è proprio questa, perché siamo consapevoli che le crisi rivelano sempre le fragilità pregresse del sistema economico. Ed è naturale che la conseguenza sia l'emergere di una domanda di cambiamento. Un cambiamento che ha investito, sta investendo e investirà sempre più anche il ruolo delle tecnologie. E quindi
con questo io passerei la parola al nostro professore. Grazie. Grazie, grazie a voi. E intanto quanto tempo mi date? Perché so che abbiamo un'ora, ma io vorrei far parlare anche qualcun altro. Io posso dare qualche input. Ma guardi, abbiamo appunto a disposizione un'ora. Dipende dalle domande che arriveranno. Invito tutti a questo proposito a scrivere nella piattaforma. Bene, allora io do solo due o tre input. Anzitutto questo volume che abbiamo messo insieme al CNEL e che spero che possiate leggere, perché è un volume diverso dal solito, cioè noi ci siamo trovati immersi al CNEL, come tutti, in questa eccezionale crisi che veramente non ha precedenti, e quindi siamo stati tutti impegnati a reagire, cosa dobbiamo fare per difendere la salute, per sostenere il reddito, per salvare le imprese. E lì abbiamo fatto anche, come lei ha detto, delle analisi, stiamo facendole perché non è che siamo usciti ancora, sulle fragilità dei nostri e anche le forze dei nostri settori produttivi e delle nostre istituzioni. Però nel mentre siamo così impegnati abbiamo pensato che fosse necessario guardare anche al dopo, cioè fare un esercizio insieme a delle persone esperte per vedere che cosa possiamo vedere dopo, pur essendo la prospettiva molto incerta, e anche tirare fuori qualche idea da condividere. Quindi il libro ha questa ampiezza. E in realtà io, prima di dire qualcosa sul lavoro, che naturalmente dirò, faccio notare che nel libro noi facciamo anzitutto un esercizio per vedere gli scenari, cioè il contesto in cui imprese e lavoro si muovono. Cioè noi abbiamo avuto una scossa in quasi tutti i parametri usuali, perché la prima cosa che tutti ci hanno detto, ma credo che abbiamo sentito anche noi sulla nostra esperienza, lo Stato è entrato prepotentemente nella nostra attività e anche nella nostra vita. Noi fino a qualche anno fa pensavamo che lo Stato fosse un po' in decadenza, poi addirittura c'erano tesi liberiste per cui dicevano lo Stato non serve, solo un peso. In realtà adesso tutti nell'emergenza ci siamo rivolti allo Stato. Anche gli stati liberisti, super liberisti, dalla Gran Bretagna agli Stati Uniti, e anche noi. E quindi questo è una cosa nuova, un contesto. Allora, cosa farà lo Stato? Cosa deve fare? Per esempio per il lavoro, certamente sostenere il reddito, ma non è che noi possiamo vivere, come dire, mantenuti tra virgolette in eterno. Bisogna che lo Stato contribuisca, insieme ovviamente con le imprese, con le energie dei privati, a farci uscire da questa situazione con una vitalità e con una capacità di ripresa, altrimenti anche l'aiuto diventa un'assistenza che va a finire male. La seconda cosa di contesto che stiamo vedendo, la globalizzazione. Noi ce l'abbiamo in casa, lo sapevamo. È stato un periodo in cui era tutto rose e fiori, semplifico. Cioè sembrava che questa avesse solo aspetti di crescita, aiuto a crescere, appunto. Poi appunto, ci sono state reazioni fortissime, alcuni paesi sono in forte reazione nazionalista. Abbiamo visto che queste supply chain, che sono state per anni una forma rivoluzionaria di organizzazione della produzione, per cui con una filiera che andava dai paesi europei alla Cina e viceversa, abbiamo sparso la produzione e la distribuzione attraverso le frontiere. E quindi questa era una cosa anche qui sconvolgente. Il lavoro, poi il lavoro lungo queste catene, dice l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, è assolutamente spaesato. Tanto per farvi un'idea subito, il 90% dei lavoratori, milioni, decine di persone che lavorano nelle catene che fanno capo a una grande multinazionale, arrivano in Cina oppure tornano dalla Cina, questi lavoratori non hanno nessun rapporto con la casa madre. Vivono e sono dipendenti di spesso unità produttive della catena piccolissime, e sono spesso abbandonati, hanno trattamenti
economici e normativi assolutamente sotto gli standard nazionali, quindi è un tipo di lavoro sommerso sui generis, non è il lavoro sommerso che noi conosciamo purtroppo in Italia oppure nelle campagne del nostro meridione, e quindi anche quello è una realtà in cui nuova e che adesso addirittura sembra in grande difficoltà. E poi ultima cosa che voglio dire come contesto, l'Europa, noi siamo molto europei, però e adesso di fronte a questa difficoltà ci siamo appellati all'Europa, perché l'Europa è un'altra forma, diciamo, di potere pubblico se non di Stato. E quindi cosa fa l'Europa? L'Europa si sveglia, ha capito che non può lasciare soli i paesi, deve manifestare una solidarietà concreta, perché altrimenti avremo delle reazioni anche qui nazionaliste, vogliamo uscire dall'Europa, dove andiamo? Quindi anche l'Europa è stata messa sotto inchiesta e quindi l'Europa poi ha fatto in molti questi anni un bel po' di iniziative, ho preso iniziative anche di regolazione del lavoro. Pensate alle regole dell'Europa sulla sicurezza del lavoro, sono quasi tutte regole, queste che abbiamo anche noi, di origine europea. E adesso, tra l'altro, dobbiamo tutte cambiarle, perché non è solo più l'infortunistica tradizionale, ma è cosa succede quando qualcuno si ammala per Covid in un luogo di lavoro, fa parte della sicurezza del lavoro, c'è una responsabilità dell'impresa o cosa. Quindi anche qui l'Europa è stata chiamata in causa, ma in questo momento è stata chiamata in causa soprattutto per aiutare con sostegni solidali, si dice, le finanze, soprattutto, diciamo la verità, degli stati più deboli come il nostro, che sono anche, come dire, oberati di debiti. E devo dire che, a differenza di altre occasioni, l'Europa ha dato delle risposte. A dire vero, non tanto l'Europa, non solo l'Europa come istituzione, ma la Banca Centrale Europea, la BEI, la Banca degli Investimenti, e adesso questo meccanismo europeo di stabilità, insomma, anche l'Europa è entrata nella scena. Questo io lo dico solo perché, se poi volete che approfondiamo, questi sono tutti problemi che hanno delle enormi implicazioni per il futuro, anche per il lavoro, cioè a seconda di cosa farà lo Stato, finita la pandemia, ne vengono delle differenze notevoli. Quindi cambia moltissimo. Io vorrei, adesso per arrivare invece vicino al nostro argomento, il lavoro oggi, domani ricorre il 50° anniversario dello Statuto dei Lavoratori. Ecco, qui abbiamo discusso, stiamo discutendo in molti, come è cambiato il lavoro, lo sappiamo, ci abbiamo pensato più volte, rispetto a quei tempi, 1970. Uno Statuto dei Lavoratori che è stata una legge fondamentale, che ha dato i diritti ai lavoratori, si è detto, l'entrata nelle fabbriche. Ma allora c'erano le fabbriche, c'erano i lavoratori ciputi, cioè in sostanza lavoratori molto omogenei tra di loro, organizzati da sindacati industriali, forti, e lo statuto è intervenuto dando diritti fondamentali dentro nelle fabbriche a questi lavoratori, quindi hanno cambiato anche l'idea dell'impresa, e hanno dato ai sindacati il potere di agire, di fare contratti, di essere riconosciuti nell'impresa. Adesso, 50 anni dopo, è ancora valido? Non è ancora valido? Cosa è valido? Intanto molte cose sono già cambiate, ma io, per non farla lunga, perché vorrei più che altro porre dei problemi, puoi sentire voi. Il lavoro non è più né stabile né omogeneo come era 50 anni fa, ma anche solo 20 anni fa. Adesso abbiamo avuto, per le tecnologie, per la concorrenza internazionale, abbiamo avuto una diversificazione dei lavori, addirittura una frammentazione. C'è il lavoro ancora subordinato alla Ciputi, per intenderci, ma c'è sempre di più un lavoro autonomo, e il lavoro autonomo è molto diversificato. Tra le partite IVA
monocommittenti, i giovani professionisti che spesso fanno fatica anche loro ad arrivare alla fine del mese, e il grande professionista, e c'è una diversità enorme. Però questo mondo del lavoro autonomo non c'era 50 anni fa. Le piccole imprese, lo statuto dei lavoratori si è occupato della grande impresa sostanzialmente. Le piccole imprese che fanno, come regolano il lavoro? Oltretutto le piccole imprese sono state le più colpite anche da questa crisi, perché hanno poca, soprattutto in Italia, poca capitalizzazione, poca capacità di resistenza. E quindi in sostanza il problema che si è posto già da qualche anno, ma adesso ancora di più. Come immaginiamo il lavoro, è la domanda che avete posto anche voi, il lavoro del futuro, e come pensiamo di regolarlo, di riconoscerlo? Beh, io qui è una questione che non è definita, no? Se c'è una cosa che in questo momento è incerto il tipo di produzione che avremo, le tecnologie come evolveranno velocemente, e quindi anche il tipo di lavoro. E due cose che mi sembrano tra le poche sicure. Uno, sicuramente il lavoro cambierà molto, e quindi cambierà molto il mix professionale, le capacità, le professionalità che saranno richieste. Anzi, si è già visto la tendenza, come si dice, alla polarizzazione, cioè queste tecnologie e anche la crisi colpisce diversamente i lavoratori a seconda soprattutto del loro grado di competenza e di conoscenza. Cioè i lavoratori che riescono meglio, così come anche le imprese, che reagiscono alla crisi, che hanno addirittura spesso guadagnato, sono i lavoratori istruiti, che hanno competenze che intercettano le produzioni d'avanguardia, e così anche le imprese. Quelli che sono colpiti di più sono i lavori di media qualificazione, cioè la pancia del mercato del lavoro, quindi non le vette, le punte alte, ma la pancia, e sono massacrate letteralmente dalle tecnologie, cioè tutti i lavori ripetitivi, sia di amministrazione, ma anche molti di quelli, come dire, manuali da catena di montaggio, sono in grande crisi. E allora è chiaro che una delle cose fondamentali da fare è adeguare le capacità, le professionalità dei lavoratori in modo di essere in grado di resistere meglio a questo cambiamento. Quindi se io dovessi dire qual è il diritto fondamentale, l'investimento fondamentale per il futuro del lavoro, è la formazione. La formazione dalla prima età fino all'età anziana, perché noi avremo lavoratori cinquantenni, lavoratori sessantenni o anche di più, perché il Giappone è a 70 come età di pensionamento e siamo vicini. E quindi questa è la prima cosa, se vogliamo che il lavoro abbia non dico un futuro, ma insomma possa resistere bene a questi cambiamenti enormi. La quantità del lavoro, cioè se questo è molto incerto, nessuno sa. Certamente le tecnologie uccidono molti tipi di lavoro. Qualcuno dice, ma come sempre in passato, però sì, e anche le tecnologie creano nuovi lavori, quindi la cosa si compensa. In passato è stato così, d'ora in poi è molto incerto. Tanto è vero che qualcuno ha cominciato a dire, beh, siccome non ce la faremo, è meglio ridurre l'orario di lavoro e redistribuire il lavoro che sarà scarso. Beh, guardate che i tedeschi hanno già fatto, i metalmeccanici tedeschi, che non sono gli ultimi arrivati, hanno messo l'opzione alla settimana lavorativa di 28 ore, che è una cosa, è un part-time sostanzialmente. E in Olanda i part-time sono oltre metà del mercato del lavoro e non sono tutti involontari come molti sono da noi. Quindi in sostanza noi abbiamo sicuramente un grande mix professionale. Quindi bisognerà fare operazioni di riconversione profondissima delle persone, delle professionalità e anche delle imprese. Perché, non è, perché se ci si limita a investire molto, come bisognerà fare, sulle professionalità, rischiamo di avere un altro problema che c'è da noi, cioè la overqualification, cioè avere super laureati, magari in discipline anche non attualissime, che poi fanno i tramvieri piuttosto che a McDonald's. Quindi
anche le imprese devono riconvertirsi verso produzioni di avanguardia, verso nuove, sull'innovazione, e devo dire che qui l'Italia su entrambi i fronti è indietro. Noi è anni che investiamo troppo poco nella formazione, soprattutto nella formazione di alto livello, terziaria, e quindi abbiamo un capitale umano che è fiacco, e questo contribuisce alla debolezza anche della nostra competitività, e abbiamo spesso molte imprese, abbiamo imprese magnifiche, che vanno in giro per il mondo, che sono delle vere e proprie schegge della competizione globale, però queste sono le minoranze, anche in Italia dicono che sì, certo, 30-40% di queste imprese nostre è sulla frontiera dell'innovazione, ma ce ne sono altre che sono indietro e che tirano a fatica la carretta e che rischiano di morire, per non parlare della parte pubblica e quindi delle amministrazioni pubbliche che sono molto affaticate, che sono non sufficientemente agili per fronteggiare queste nuove cose. L'ultima parola, che poi dopo veramente chiedo a voi, perché c'è l'ira di Dio da dire, cioè da analizzare, poi ripeto, le proposte non sono facili. Questa cosa dello smart work. Beh, dunque, io ricordo benissimo, tanto che mi occupo di questa cosa, che 20 anni fa, negli Stati Uniti, cioè, si diceva che il telelavoro sarà la nuova frontiera e avrà decine di milioni di persone domani mattina. In realtà non è stato così, anche perché allora non avevamo le tecnologie che lo rendevano possibile, le bande larghe su larghe. Adesso abbiamo visto, anche per lo shock della pandemia che ci ha costretto a stare a casa, un'esplosione dell'utilizzo dello smart working, persino nella scuola. Chi l'avrebbe detto che la scuola nostra, insomma, non era particolarmente attrezzata, la cultura, si dice, la cultura informatica degli italiani, delle famiglie italiane, non è granché, però noi abbiamo avuto un'esplosione dell'uso del lavoro e dell'insegnamento, in questo caso a distanza, anche se c'è un mucchio di gente che invece non ce l'ha fatta, e quindi c'è un problema di uguaglianza. Nelle imprese io continuo a vedere grandi imprese soprattutto che dicono: ah, ma noi eravamo già 2-3 anni fa che ci pensavamo, adesso tutto il lavoro di servizio e molte funzioni core anche della produzione sono tutte in smart working. E addirittura sentiamo da aziende internazionali che diranno d'ora in poi, dicono già, sapete cari dipendenti, collaboratori come si dice, anche finita la pandemia, voi fate quello che volete, volete lavorare a casa, lavorate a casa, volete venire in azienda, cioè liberi, che è un po' un'esagerazione, perché voglio vedere se poi tutti decidono di stare a casa o tutti decidono di venire insieme al lavoro, cioè ci sono problemi di organizzazione enormi. Perché far funzionare bene lo smart working non è come dire semplicemente tu ti metti a casa tua un divano e io ti do in braccio un computer e ti arrangi, no? Perché è chiaro che questo deve essere messo dentro in un'organizzazione che deve essa stessa essere diversa da quella tradizionale in cui c'era il capo e c'era l'azienda fisica, eccetera. Quindi questa è sicuramente una delle rivoluzioni più evidenti che continuerà e che fa vedere, dobbiamo essere ottimisti, che le tecnologie nuove, queste digitali in particolare, non sono solo job killing, come si dice, certo sono anche job killing, ma sono anche strumenti di lavoro, cioè sono degli strumenti che permettono di fare delle cose che altrimenti non si potrebbero fare e possibilmente, se uno ci pensa, se si adegua l'organizzazione, di farle anche meglio. Ecco, questo per dire solo alcuni dei problemi. Io ho già parlato 20 e rotti minuti, quindi vorrei che voi mi diceste quali punti vale la pena di approfondire, perché ce ne sono tantissimi. Per esempio, c'è un altro capitolo che non ho citato: questa pandemia ha fatto vedere quanto il nostro welfare, cioè la rete di sicurezza, sia la sanità, sia l'assistenza alle persone, sia gli ammortizzatori sociali, siano, nonostante anni che ci abbiamo lavorato su, siano fragili. Addirittura ci sono un mucchio di buchi, c'è un mucchio di gente che resta fuori,
Tanto è che adesso l'ultimo decreto continua a metterci dei tamponi, del reddito di emergenza, e cassa integrazione a tutti e via dicendo. Quindi questo capitolo del welfare che pensavamo di averlo sistemato nel secolo scorso, il welfare state, e adesso abbiamo visto che scricchiola e quindi anche lì bisogna metterci mano. Bene, io veramente vorrei chiedere a voi cosa vi volete, ritenete che valga la pena di approfondire in questo tempo che abbiamo e poi ci sarà molto altro da pensare. Professore, dunque, la ringrazio perché di spunti ne ha forniti tantissimi. Spiace avere solo un'ora a disposizione. Però comincio fin da subito leggendo una prima domanda che è stata scritta nella bacheca. Si chiedono, i livelli di disoccupazione in Italia sono superiori rispetto alla media europea. Cioè questa constatazione che i livelli di disoccupazione in Italia sono superiori rispetto alla media europea e sul lavoro c'è quindi una questione italiana. Perché a suo avviso? Ma la questione italiana è stravecchia. Cioè noi, in più che la disoccupazione, e la cosa che è preoccupante è che noi abbiamo un tasso di occupazione molto basso. Cioè se guardiamo teoricamente la popolazione adulta, una volta si diceva da 14 a 60, adesso si dice ormai fino a 20, insomma uno dovrebbe stare a studiare eccetera, e poi continua magari fino a 65-67. Qui questa popolazione dovrebbe avere un tasso di occupazione del 100%, cioè tutte le persone valide, salvo gli ammalati e quegli handicappati, dovrebbero avere un'opportunità di esprimere la loro. E se guardiamo certi paesi hanno un tasso di occupazione dell'85-87%, i soliti paesi del nord. E noi abbiamo il 57-58% e siamo fermi lì, quindi non è da adesso. Quindi il nostro è un motore umano che gira a mezza velocità, poco più di mezza velocità. E qui ci abbiamo provato. Dire che ci sia una causa è no. Però sicuramente abbiamo fatto poco per investire in questo. E io, se devo dire così, le cose principali sono: uno, come ho detto prima, soprattutto adesso, le capacità, gli skills, cioè se noi non abbiamo skills che intercettino le funzioni e le attività del futuro, anche cominciando indietro, i bisogni, i consumi, è chiaro che il nostro motore è frenato anzitutto da mancanza di offerta del lavoro adeguato. Pensate, paradossalmente, con questo basso tasso di attività noi abbiamo decine di migliaia, qualcuno dice più di 100.000, anche oggi, anche prima di mismatch, cioè di persone che sono state formate per una certa cosa e che però non corrisponde a quello che chiede il mercato. Le imprese che dicono: come, io avrei bisogno di decine di migliaia di operai specializzati, di tecnici specializzati, e non li trovo, mentre ci sono appunto magari letterati a spasso, avvocati ormai a spasso, o comunque che fanno la fame, eccetera. Quindi questo è uno delle prime cose. Naturalmente c'è anche l'altra faccia, perché qui il problema della domanda e dell'offerta non è che vanno ognuna per conto suo, o meglio, se vanno ognuna per conto suo, brutto segno. Perché anche il nostro, lo dicevo prima, la nostra struttura produttiva è una struttura produttiva che, salvo i grandi periodi della ricostruzione, eccetera, è stata poco non è tutta sulla frontiera dell'innovazione, è posizionata su livelli di competizione e di produzione medio, medio basso, e quindi non può rosicchiare o cogliere tutto quello che in fondo le tecnologie offrono come potenzialità. Magari, e poi sì, certo, magari dà lavoro a un certo numero di persone, tra l'altro adesso abbiamo un alto tasso di part-time involontario,
però è tutto a basso livello, cioè la nostra è un'economia che va a basso regime e anche a low cost, perché non è vero che sia che noi abbiamo retribuzioni più alte, avremo il cuneo fiscale più alto. Quindi lì bisogna, per questo sono 15 anni che noi investiamo troppo poco in innovazione, troppo poco in formazione, e quindi se continuiamo così, non è che l'occupazione cresce perché c'è una legge che dice ragazzi, facciamola crescere. La ringrazio, professore. Ora passo a una seconda domanda. Penso che lei capirà da chi proviene la domanda quando gliel'avrò letta. Allora, così scrive una persona che sta seguendo, dice: non ritiene che il nostro sistema, costituito da piccole imprese, sia svantaggiato rispetto ad altri sistemi competitor in questa fase di crisi? Non è forse giunto il momento della codatorialità nelle reti? Certo. Beh, questa posso capire, sì. Beh, io mi sono occupato a lungo di questa faccenda delle reti d'impresa. Ma guardate, questa della nostra struttura di piccole imprese è anche qui da sempre, no? E a un certo punto è stata addirittura, intanto è stata positiva, perché ha mobilitato, perché se noi dicevamo il tasso di occupazione avendo in mente spesso il lavoro subordinato, beh, ma anche il lavoro autonomo e il lavoro imprenditoriale fa parte di questo, anzi. E quindi noi abbiamo un po', all'inizio abbiamo utilizzato questa nostra caratteristica, è molto più flessibile la piccola impresa spesso, però, e poi l'abbiamo addirittura lodata molto, piccolo e bello. Sì, solo che di fronte a questo mondo invece molto più complicato, molto più tecnologico, dove non basta il bravo padroncino, imprenditore che si dà da fare, si arrotola i gomiti e fa con la sua ingenuità e ingegnosità e cerca di cambiare, di innovare. Ormai occorrono investimenti, occorre guardare al mondo, raggiungere mercati diversi. Insomma, la piccola dimensione da sola, salvo cose di nicchia, fa fatica. E noi soffriamo di questa eccesso. Allora, uno dice, facciamo forti pressioni perché le aziende si fondano, si mettono... Sì. Allora, qui la cosa invece poi va contro invece la volontà anche del singolo, dice no, ma io la mia individualità, le mie cose, si perdono. Per cui l'idea della rete d'impresa, questo che lei stava dicendo, della rete d'impresa e della codatorialità, è stata una delle cose che anche in altri paesi ha detto, beh, insomma, valorizziamo il meglio di queste piccole imprese, cioè la flessibilità, l'ingegnosità, ma insieme troviamo il modo che su alcune cose si mettano insieme con le reti, per esempio, per fare cose che da solo non possono fare, cioè investire in grandi progetti, andare in grandi mercati lontani, eccetera. Quindi questa è stata una forma che direi è stata molto anche apprezzata, però non ci siamo ancora. Cioè, credo che noi abbiamo 4 milioni di piccolissime imprese, facendo il conto completo, 4 milioni non vanno da nessuna parte. Quindi questo è un altro problema che va curato nel tempo, ci vuole tempo per fare queste cose, incentivi all'aggregazione, di nuovo formazione, perché non è che solo i lavoratori devono essere formati, gli imprenditori se sono troppo indietro con le loro conoscenze, sono troppo ignoranti rispetto alle nuove tecnologie, purtroppo non va bene neanche quello, quindi anche per gli imprenditori c'è una sfida alla formazione continua. Poi la ringrazio, professore. A questo proposito mi aggancio un'altra riflessione, perché si è parlato prima dello smart working, che ha visto un'esplosione in questa fase, in questi ultimi mesi. E a pensar bene, lo smart working importa una variazione del paradigma del lavoro molto rilevante, perché innanzitutto mette in crisi l'impianto classico in merito alla modalità di esecuzione della prestazione, all'esercizio del potere e direttivo e di controllo, e comunque l'attività non è più valutabile esclusivamente sulla base dei criteri tempo-luogo, cioè il lavoratore non lavora perché sta 8 ore presso la sede dell'azienda, lavora perché consegue un risultato in sostanza. A ben vedere, quindi, lo smart working
ci dà una visione dell'impresa come una rete, ecco che torniamo al concetto di rete, ma qua è una rete interna, una rete di persone dove la sede fisica perde la centralità e ogni singolo lavoratore diventa un nodo di questa rete. Quindi non penso sia un caso che proprio in questi giorni si cominciano a leggere nella stampa le prime richieste, la rivendicazione da parte anche di formazioni sindacali di introdurre una seria regolamentazione per quanto riguarda lo smart working, perché sia uno smart working vero, autentico, non sia un mero home working. E quindi questo richiede indubbiamente, come lei prima ha anticipato, un nuovo modello di business dell'impresa per quelle che sono le professionalità esercitabili o impiegabili in smart working, ovviamente. Quindi questa era una riflessione che veniva a ruota da quanto detto. Questa è una conferma da una parte particolare di cambiamento epocale. Discutendo proprio in questi giorni sullo statuto dei lavoratori, se voi ci pensate, tutti i diritti anche dello statuto dei lavoratori sono basati sul concetto di unità produttiva, no? Cioè dice sotto i 15 non valgono certi diritti, sopra i 15 valgono, anche il sindacato poi è presente, ma qui si ha in mente l'unità produttiva intendendosi una cosa in mattoni, una cosa fisica. Beh, adesso le piattaforme che sono, adesso poi veniamo allo smart work, ma le piattaforme sono un nuovo tipo di datore di lavoro. Sì. E le piattaforme ormai coordinano in modi nuovi milioni di persone, non sono solo i rider, i ciclisti poveri diavoli che noi vediamo e quindi colpiscono, ma in realtà ci sono delle piattaforme che mettono insieme crowd workers a centinaia di migliaia, e questo tipo di realtà bisogna tenerla è chiaro, adattare a questo tipo di datore di lavoro anche i ragionamenti, tanto è vero che qualcuno ha cominciato a dire, beh, allora anche queste piattaforme cominciamo a vedere di regolarle, perché così come abbiamo regolato le agenzie di somministrazione perché non facessero porcherie, perché facessero le cose fatte bene, per smistassero bene, garantissero certi diritti, queste sono delle mega agenzie di intermediazione. E quindi qualche paese sta già cominciando a dire, ma non è che dobbiamo soffocarle, però è un modello di business che può essere dirompente, può essere bellissimo e bisogna che rispetti certe regole. Veniamo allo, e questo, ripeto, non è, questo è ancora prima, se volete, dello smart work. Però usa moltissimo le tecnologie informatiche e digitali. E nello smart working è vero, guardate, noi fino all'altro ieri pensavamo che fosse sostanzialmente una cosa ancora circoscritta. Sì, tecnicamente si poteva fare, ma nessuno aveva mai immaginato che potesse diventare così sullo spinta dell'emergenza. Cioè, quando io sento appunto grandi aziende della California che dicono, signori miei, voi 100.000 dipendenti, venite se volete, se non volete statemene a casa. Però questo vuol dire un'organizzazione di questa azienda che è capace di tenere insieme questa gente, farle lavorare, non intralciarsi a vicenda, controllarle, perché sono controllatissimi, e questo è un nuovo modello di organizzazione. Altro che la catena di montaggio, bella, fisica, ferma, di acciaio. Qui è tutto molto immateriale. E quindi non è starsene a casa. Sì, cioè starsene a casa, puoi anche stare in un campo da golf, o meglio, come già abbiamo visto molto sempre prima della pandemia, io vedevo alcuni ingegnosi giovani che avevano messo insieme delle postazioni di lavoro a distanza in giro per locali pubblici, cioè alberghi romani che facevano zone di crowd working a distanza con dipendenti di varie aziende che tra l'altro lavoravano ognuno per conto suo, ma il fatto di metterli insieme in un luogo terzo facilitava anche e facilita il cambio di idee eccetera, eccetera. Ma certo, tutti questi però non è che andavano a ruota libera, erano tutti pilotati, inseriti nelle loro organizzazioni con delle formule assolutamente nuove.
Ecco, questa è una grossa sfida, perché quello che dice lei è solo un pezzo. Cioè, questi qui poi saranno valutati non perché scaldano una sedia per certe ore, ma anche su cosa producono. Sì, ma allora non è che è il cottimo di una volta, quanti pezzi producono. È una cosa più sofisticata, occorre un'organizzazione che sappia cogliere cosa sono i risultati di questi tipi di lavoro, come vengono valutati. E tra l'altro qui le aziende più intelligenti, secondo me, hanno capito che per fare funzionare una macchina così occorre coinvolgere moltissimo le persone, perché se uno vuol fare il furbo, finché non lo controlli col Grande Fratello, insomma, lo fa. Quindi occorre moltissimo questo tipo di produzione che sia sostenuto da un'organizzazione intelligente, flessibile e accompagnata da partecipazione, ebbene sì, coinvolgimento, addirittura identificazione. E questo è il futuro del lavoro, anche se ne parlava anche con i sindacati in questi discorsi che si fa sullo statuto dei lavoratori. E sì, inevitabilmente, se vuoi produrre bene con questo tipo di futura organizzazione del lavoro, devi avere un grande coinvolgimento, devi giocare pulito, perché se no uno ti mette la sabbia nelle ruote, e devi anche metterci delle regole, perché per esempio un altro mio collega che si occupa di molto delle macchine, le macchine intelligenti, dico, ma e qui noi avremo un'organizzazione in cui le macchine intelligenti, non solo i robot tradizionali, l'intelligenza artificiale, eccetera, sarà lì come il nuovo padrone, tra virgolette. Beh, e allora dovremmo pure fare, qualcuno dice, una specie di statuto delle macchine, cioè mettere delle regole per cui le persone non siano, come dire, succubi di questo nuovo tipo di meccanismo, ma possano interloquire. È una nuova forma di partecipazione che è diversa dalla vecchia cogestione, è un altro dei punti su cui noi dobbiamo puntare, se vogliamo che questa cosa serva ad andare avanti e non sia una nuova forma di angoscia. Grazie professore. Passo a un'altra domanda che è stata posta nella piattaforma, sempre in merito al lavoro agile. Allora, nel lavoro agile vedo un'immensa opportunità, ma anche una potenziale forma di disuguaglianza. Le professionalità più qualificate saranno sempre più in grado di muoversi su uno scenario internazionale, concentrando incarichi di lavoro e scegliendo il luogo dove vivere non in funzione al datore di lavoro, ma in funzione delle opportunità che il luogo può esprimere. In altri termini, i costi transattivi del capitale umano altamente qualificati si abbassano. E per tutti gli altri? E questo può avvenire per le professionalità più alte e per tutti gli altri? Intanto guardiamo questa parte positiva della faccenda, perché insomma questa è un orizzonte che potrebbe essere, è bellissimo. Pensate poi ai giovani che saranno digitali dalla nascita, e poi che possibilità. Cioè io ieri ho fatto un dibattito come questo, ma con 100 persone, su Bruxelles e sui temi europei, ma non l'avrei potuto fare, avremmo dovuto muoversi tutti inquinando l'Europa a centinaia per andare a Bruxelles, poi quelli di Bruxelles vanno a Strasburgo per le cose, per dire. E dopodomani avremo addirittura, lo dico perché purtroppo in questo periodo è di attualità, c'è un gruppo di ingegneri e un'associazione mondiale che si occupa di rischi sistemici e ogni anno fa un simposio internazionale. Quest'anno doveva farlo a Venezia e non lo potranno fare in questo modo, ma sono ingegneri eccetera, e non sono solo sui rischi della pandemia, però quest'anno ovviamente si occuperanno di questo. Ebbene, questo qui si fa un seminario con gente di tutto il mondo, e il problema maggiore sarà l'orario, il fuso orario. Sì. Come fai a mettere insieme uno che sta in Giappone, uno che sta in California o in Sudafrica? Quindi, no, per dire, grandi possibilità. Ebbene, chiaro, ma l'abbiamo visto anche nella faccenda adesso della scuola. Quando si è detto, ah bellissimo, il 50% degli studenti hanno seguito, compreso mio nipote, la scuola a distanza. Sì, ma perché hai un computer,
un genitore che ti aiuta, e tu sei sveglio abbastanza e sufficientemente attrezzato. E questo può creare le diseguaglianze. Ebbene, sì, è un altro, purtroppo, caso, perché ce ne sono tante radici della diseguaglianza. Sì, beh, ma non è che rinunciamo alle opportunità, tanto poi le tecnologie non le fermi in ogni caso. Quindi l'unica è dare gli strumenti alle persone, a tutte, per poter utilizzare di questi. E torniamo dalla educazione dei bambini in là, perché solo così, qui poi è particolarmente evidente, perché i computer al limite si possono dare a tutti, cioè ormai gli smartphone, ci sono più smartphone nel mondo che abitanti quasi, il problema però è di saperli usare, di saperli, i linguaggi, eccetera, eccetera. Quindi è una grande opera di formazione e il vero diritto del futuro è il diritto all'accesso, l'accesso a queste cose. Però non è che possiamo dire, siccome c'è la diseguaglianza, facciamo finta che non ce ne serviamo. Tanto le tecnologie non si fermano, siamo noi che dobbiamo cercare appunto di usarle. Grazie. Altra domanda. Lei prima, professore, ha utilizzato l'espressione job killing in merito alla tecnologia, e questo è un altro tema particolarmente interessante e rilevante, perché la tecnologia avanza e da più parti si sente la preoccupazione che le macchine, l'intelligenza artificiale prenda il luogo dei lavoratori, l'uomo, e quindi con una riduzione dei posti di lavoro. Le previsioni pessimistiche parlavano lo scorso anno, prima della pandemia, parlavano di una riduzione di 3 milioni di posti di lavoro solo in Italia nei prossimi 15 anni. Le previsioni ottimistiche invece si attestavano ad un saldo in avanzo positivo di 1 milione, dicendo no, è vero, verranno meno alcuni lavori, ma si incrementeranno molto altri lavori, per cui avremo un saldo positivo di 1 milione di posti di lavoro. Sì, a patto che ci siano le competenze, come giustamente lei ha detto in più occasioni in questo seminario. Quindi, effettivamente, la qualifica di job killing legata alla tecnologia, visto che noi siamo anche un'associazione che si occupa del digitale, lei, è vero, dobbiamo fare un balzo in avanti quanto a formazione, a preparazione, a competenze. Probabilmente adesso la crisi può essere che arresti in parte il fenomeno dell'aggiornamento da parte delle imprese verso spinte più innovative, non lo so, o forse sì, o forse le accelera, forse per riuscire a stare al passo saranno accelerate. Quindi in questo contesto di particolare confusione in cui ci troviamo, secondo me diventa argomento ancora più attuale quello di chiederci, ma effettivamente la tecnologia la dobbiamo vivere come uno strumento job killing oppure come uno strumento utile che ci può aiutare? Ma io ho solo accennato prima che tutte le previsioni sono instabili, quindi non crediamo ai pessimisti e non illudiamoci troppo per gli ottimisti. Non solo, ma le medie non sono meno che mai significativi, qui la media del pollo, no? Peggio, perché non è vero, si è già visto adesso da tempo che chi per esempio innova molto, l'impallo delle imprese, innova molto, va giustamente sui mercati, fa gli investimenti necessari. Questo sta meglio in un contesto di alta competitività e di tecnologia, anche job killing. Certo, persino le banche, no, che sono invece molto esposte a questo tipo, perché questo tipo di tecnologie tipicamente attacca, prima lo dicevo, i lavori ripetitivi, eccetera, eccetera. E lo stesso per le persone. Quindi è uno sforzo comune. Se tu stai avanti sulla frontiera dell'innovazione e hai le persone adatte, tu insieme alle tue persone puoi vincere questo tipo. Del resto non hai alternativa, perché l'alternativa è scivolare progressivamente indietro. E non è che basta l'assistenza, perché adesso in questo momento di crisi abbiamo visto quante risorse sono state giustamente impegnate per sostenere. Sì, ma finita
della crisi, speriamo presto, molte aziende saranno in difficoltà e quelle che si riprenderanno prima saranno quelle appunto che saranno in grado di investire nelle produzioni d'avanguardia, rosicchiando i mercati e facendo, usando anche la creatività, perché il futuro della competitività non è più solo quantitativo, ma è molto qualitativo, e dietro avranno bisogno di lavoratori formati, perché anche gli investimenti, io lo dico spesso a chi magari pensa solo in termini ingegneristici, non è che basta riempire le aziende di computer e di robot per fare successo, e se tu hai grandi investimenti in tecnologia e non hai le persone che sono in grado di conoscerle, di usarli bene, è chiaro che non basta. Quindi devi fare investimenti in innovazione, in formazione, in ricerca, trasferimento tecnologico dalle aziende più avanzate a quelle più piccole, è solo così. Ma la prova è che ci saranno molti perdenti e sono quelli che non fanno questo tipo di operazioni. È chiaro, poi lo Stato deve anche occuparsi dei perdenti, ma se i perdenti sono troppi perché non si investe né in innovazione né in formazione, e allora è un intero paese che non ce la fa. L'Italia, se non cambia registro, vede, anche questi nostri ultimi provvedimenti sono necessari, come abbiamo visto, molte risorse per tamponare i guasti, ma poi se non usiamo risorse per aumentare la nostra capacità di guardare avanti, no? L'Italia scivolerà indietro e allora è il paese che invece deve reagire. Il professore, ne approfitto anch'io per fare una domanda in prima persona. In realtà sono io che avevo posto anche un po' il tema sulla diseguaglianza, però tenga presente che io credo moltissimo nello stile di vita che lei prospetta, cioè per me il lavoro agile è qualcosa che non è che ti consente di stare a casa, ma qualcosa che ti consente di staccarti completamente dal luogo in cui c'è il tuo datore di lavoro e spostarti in un luogo in cui probabilmente troverai altre opportunità, magari in aggiunta a quelle che già hai. Però mi chiedo anche se è vero che lo Stato deve investire quanto più possibile per sostenere le sue eccellenze, quindi spingere il più possibile sull'acceleratore e incentivare quelli bravi. Secondo lei poi c'è una sorta di effetto di trickling down, non so come vogliamo chiamarlo, non diciamo dal punto di vista finanziario, ma dal punto di vista delle ricadute tecnologiche, che consentirebbe anche di migliorare, non so, il sostegno e il welfare per chi resta un po' indietro? Vabbè, è chiaro che bisogna, tutto si tiene, no? Perché guardate i paesi, diciamo quelli del nord Europa, ma anche in Canada, eccetera, paesi che hanno molto in modo continuo, non un anno sì, un anno no, investito, seguito questo tracciato, curato le imprese, le export, la formazione, anche il welfare, nel senso che brevi crisi sono sostenute. Questi paesi hanno un alto tasso di occupazione, un alto PIL pro capite, poca disoccupazione e tuttora stanno mantenendo la loro posizione competitiva. E chi invece purtroppo sta perdendo? Siamo noi o paesi che comunque hanno poco. Da anni, ripeto, ci vogliono, perché queste cose è vero che hanno avuto un'accelerata, ma esistevano già, cioè noi abbiamo cominciato a investire troppo poco già almeno 15 anni fa, e quindi le divisioni, il divide, le diseguaglianze non è che si possono superare buttando addosso a tutti un'assistenza a 360 gradi, è dai bambini. Guardate, una delle cose drammatiche che sta vedendo anche da noi, ma in altri paesi, la educazione dei bambini è fondamentale, lo dicono tutti. Se tu hai un bambino che i primi 3-5 anni ha pochi input, stimoli, poche opportunità, quello sarà
rischierà di essere appesantito tutta la vita, e quindi è da lì che devi cominciare. Il welfare non è le pensioni, noi abbiamo investito troppo, mi dispiace dirlo, e abbiamo investito poco nell'educazione dei bambini, nella famiglia, tanto è vero che abbiamo una denatalità tragica. E queste sono cose che servono, sono cose strutturali, che sono le uniche che ti tengono a galla, altrimenti le altre sono, come dire, anche la declamazione contro le disuguaglianze, è sacrosanta la ribellione, sì, ma poi i rimedi sono questi, non altro. Ovviamente le tasse a quelli che sono ricchi che le paghino per aiutare anche quelli che sono poveri, questo certo, ma anche lì non è che basta tassare, se poi non abbiamo appunto chi lavora bene. Quindi welfare sostanzialmente è ricerca, investimento sullo sviluppo. Il primo welfare è l'educazione dai bambini fino in là, fino a 80 anni. E anche qui, paradossalmente, noi non abbiamo mai considerato che la formazione sia il caposaldo del welfare. E poi tutti dicono evviva la formazione, e guarda un po', noi investiamo meno in formazione, soprattutto in alta formazione, ma anche in formazione di base, di tutti i paesi. Quelli che vanno bene. E allora questo è la lotta contro... Poi ovviamente hai anche bisogno di interventi di assistenza per chi sta indietro. Sì, ma no, ma se troppi stanno indietro, vuol dire che c'è qualcosa che è sbagliata nel manico. Abbiamo poco tempo, se volete fare qualche ultima domanda, vi arrendo. Allora, professore, sì? Al momento non ho visto aggiungere altre domande nella piattaforma. Tuttavia, veramente gli spunti, gli stimoli che lei ci ha dato sono estremamente interessanti. Anche solo pensare che giustamente la formazione dovrebbe essere l'asse portante di un sistema che sappia fare del welfare una base fondamentale del vivere nella società. Purtroppo, come abbiamo detto prima, la crisi fa venire a galla tutti quei problemi irrisolti già in precedenza. La crisi in questo è impietosa, non risparmia, anzi, fa esplode in maniera esponenziale ogni criticità che ci portiamo appresso. Ora, io credo che altre domande non ne vedo. Però io vorrei prima di chiudere, vorrei ricollegare con l'ultima cosa che il professore ha detto a proposito della formazione, perché dopo tutto noi come Utopia non siamo soltanto un osservatore passivo, no? Per quanto poi ci chiamiamo osservatore, però abbiamo anche l'ambizione di proporre, di avanzare proposte su tavoli istituzionali o comunque con rappresentanti, con stakeholder di vario tipo. Quindi la domanda è: in pratica, noi come associazione, come possiamo, secondo lei, portare queste istanze nei luoghi in cui possono avere poi una realizzazione, implementazione? Beh, intanto ciascuno ha il suo, vedo Fulvio Dalvia, grazie. Ciascuno ha il suo ambito in cui può agire, perché io poi al CNEL ho sempre creduto, lì poi istituzionalmente abbiamo presente tutte le associazioni, i corpi intermedi, che sono una ricchezza enorme del paese, centinaia di migliaia di associazioni, del terzo settore, eccetera. E in ognuno di questo ambiente bisogna che si animi questo tipo di orientamento, che se invece non è che bisogna aspettare che si muovano gli altri per fare welfare attivo, per fare guardare avanti invece di sedersi sul divano. E quindi tutti. Poi un'associazione che ha un certo potere, diciamo, di influenza, di opinione, può fare di più. Noi a CNEL cerchiamo di dare parere al governo, poi magari non ci ascoltano, però cerchiamo di mettere insieme le idee, e le nostre associazioni cercano di fare lo stesso. Se posso dare un piccolo consiglio, un compito per casa a molti, adesso abbiamo questa enorme massa di risorse che sono state messe da questo decreto, che sono senza precedenti, così come senza precedenti la crisi attuale, giusto? Bisogna che queste non diventino la regola,
cioè che queste siano misure eccezionali, temporanee, e che sia, c'è anche adesso che guarda avanti, per esempio, non so, il bonus ecologico, cioè il futuro dello sviluppo sarà uno sviluppo sempre più sostenibile, speriamo, quindi lì già si dice, guardate che se tu vuoi investire, non investire nel produrre spazzatura, ma nel bruciarla la spazzatura, cioè in un tipo di transizione virtuosa, c'è questo, c'è una serie di proposte per la capitalizzazione delle imprese che guarda avanti, perché siamo tutte sottocapitalizzate, ci sono fondi europei notevoli, cerchiamo adesso, passata questa cosa in cui occorre fare interventi di emergenza, cerchiamo di sostenere queste piste, che sono quelle che abbiamo sul tavolo, perché non è che, e quindi fare un'azione anche di lobby su, noi stiamo cercando di dare il parere su questo decreto, cercheremo di dire, guarda, questi interventi che guardano il futuro, che sostengono la formazione, che sostengono le produzioni green, queste sono cose da sostenere, che ricapitalizzano le imprese, naturalmente non per produrre cose inutili, ma per produrre cose utili alle persone, e queste sono tutte cose che noi dobbiamo sostenere, se vogliamo dare un contributo a questa, ovviamente, fase difficile, però così è. Saluto Giulia Clarizio, che vedo, per fortuna, grazie di avermela fatta vedere, ma non la vedo più da tanto tempo. E così ci possiamo salutare? Certo. Saluti. Professore, la ringraziamo, è stato grazie gentilissimo, estremamente disponibile, grazie davvero. Grazie. Sa che ci siano future occasioni ancora. Grazie, saluti. Grazie, professore. Grazie a tutti per la partecipazione. Grazie.